Non c'ho figli. Vabbè. Sei figlio, perché una madre, padre ce l'hai. Qualche cosa sei in questo mondo materiale. Sei in accordo a quel ruolo. Poi specialmente se questo ruolo ti comporta, anche il ruolo dei figli non è un ruolo solo da prendere, perché poi arriverà un momento che bisogna dare. Bisogna stare con le mamme, con i papà, anziani, che diventano come i figli. Vero papà? E così quelli che hanno più di 50 anni fanno tutti così. E così tutti abbiamo un ruolo in questo mondo. Allora, una persona che è elevata spiritualmente ha il dovere di dare un esempio, e qui Krishna le sta usando tutte per far combattere Arjuna. Dice proprio: se non vuoi combattere, almeno fallo per questo, fallo per dare un esempio. Perché Arjuna stava bene così, era amico di Krishna, parlava con Krishna. Cioè, era già sottomesso a Krishna, non c'aveva bisogno di seguire queste regole. Però gli ha dato una mano a Krishna. Perché gli ha dato una mano a Krishna? Perché neanche Krishna c'è riuscito a convincere questi testoni, scusate che mi sono arrotolato. Allora, questi personaggi qui nel campo di battaglia erano così decisi, determinati a andare avanti. Prima l'hanno mandato in esilio, i cugini, la zia, Kunti. Quanti anni? 12 anni in esilio. Questi poi non solo 12 anni in esilio, ma l'ultimo anno, che è il tredicesimo o il dodicesimo, se venivano scoperti si dovevano fare altri 12 anni. Pensate proprio come l'avevano studiata, no? Vabbè, dai, guarda. E poi, una volta che questi si erano fatti tutti i 12 anni, prima dei 12 anni gli avevano dato a casa fuoco a casa, gli avevano fatto 13 anni. Il tredicesimo anno era quello lì che era in incognito, dovevano stare. Uno si era dovuto travestire, Arjuna si era travestito da eunuco, di solito quelli che fanno i balletti, i ballerini, no? Era l'eunuco di corte, perciò doveva essere pure affemminato. Arjuna, mi immaginate, due spalle così, con l'arciere, con l'arco, doveva fare il danzatore, l'insegnante di danza. Bhima, che almeno mangiava, stava in cucina, perché aveva sempre fame. E Nakula e Sahadeva, non mi ricordo bene. E comunque erano tutti in incognito, per fortuna non furono scoperti, e alla fine un piccolo pezzetto di terra gli era stato concesso. In questo pezzetto di terra era sceso questo ingegnere dei pianeti superiori, Vishvakarma, ci cioè aveva fatto una reggia più bella di quella di Indra quasi. Insomma, questi cugini dei Pandava non riuscivano a tollerare che questi stavano per conto loro, non davano fastidio a nessuno, neanche il regno ci avevano, il regno era tutto di Duryodhana, stavano per conto loro. No, questo dopo, ah sì, prima, poi c'è pure però dopo tutto, insomma, non gli hanno dato pace fino a che poi. Fino a che poi gli avevano detto semplicemente: lasciate perdere questa guerra. Allora Krishna disse: ci vado io a parlare con queste persone. Andò in questo regno ad Astinapur, dove c'era Duryodhana, c'erano Bhismadeva, c'erano tutti i grandi, tutti quanti gli hanno fatto gli omaggi a Krishna, tutti sono alzati, tutti quanti rispettosi.
Tutti sapevano che Krishna poteva distruggere tutto, era, praticamente non tutti sapevano che era Dio, ma quello che aveva fatto o qualcosina si sapeva in giro, no? Di quello che era capace di fare. Anche perché, anche se uno è ateo, quando una persona si alza in piedi e tira un disco e taglia la testa a uno, insomma, lo capisci che non è proprio normale. E perciò Krishna gli disse, Haribol, Krishna gli disse, fate un po' per uno, proprio fate da bravi fratelli, da bravi cugini. E questo è niente. Perciò questa è la posizione di Krishna, che Krishna crea i mondi, distrugge i mondi, manifesta gli universi dai pori della pelle, però non interferisce la libera scelta delle persone. Non è capace di usare la forza per piegare la volontà di qualcun altro. Perché quello che Krishna vuole è l'amore, perché è questo quello che lo lega all'essere. È come un bambino. Quando vediamo in televisione tutte queste cose strane, quelle sono anomalie di un sistema. Quando vediamo quella che butta dal terzo piano il ragazzino, no? O la mamma che mette il ragazzino dentro un cassonetto, quelle sono anomalie della natura. E succedono anche tra gli animali, cioè ogni tanto la leonessa per non fare uccidere i leoncini dal leone li ammazza lei. Insomma, cioè, ci sono delle anomalie, no? E questo perché? Perché, non mi ricordo perché ho fatto questo esempio, quello che prevale in Krishna è l'amore. Cioè quello che è il rapporto con lui è questo. Poi, come? Permette alla violenza di esprimere, Ma la violenza, attraverso sì, l'utilizzo delle però qui dice che la violenza quando è usata per una giusta causa va usata. Quando una persona non capisce, ecco l'esempio che stavo facendo. Ma tuo figlio, ecco l'esempio perché ho parlato. No, no, sì, nel senso che l'esempio, perché avevo fatto quell'esempio delle anomalie, che Krishna usa la violenza, queste cose qui, anche per insegnare, e questa è l'azione della natura materiale, di Maya. Mentre lui non interferisce, lui personalmente non è che fa delle cose cattive, diretto, verso di te, non è che lui è andato lì e ti ha detto ti devi, perché non lo prendi l'amore. Più fai una pressione, più tu per forza vuoi convincere quella persona, più quella persona si allontana. Perciò Krishna vuole il puro amore. Allora i devoti, tipo Janaka o queste altre persone che hanno una posizione in questo mondo, cercano di dare una mano a Krishna, perché Krishna ha questa missione. E questa era di Kali, anche ha un'altra missione, è venuto in una forma. L'incarnazione di quest'era è il santo nome. Krishna. Stamattina proprio un ospite ha fatto una domanda a Srila Prabhupada, dice, ma questo Mahamantra Hare Krishna esisteva pure nelle ere precedenti? E Srila Prabhupada dice, sì, è sempre esistito, ha sempre avuto l'effetto, non è che adesso in questo Kali Yuga il Mahamantra Hare Krishna ha un effetto speciale, è sempre Krishna, soltanto che in altre ere le persone erano capaci di fare, vivevano 100.000 anni, potevano fare la meditazione. C'è stato un saggio 60.000 anni di meditazione in Kali Yuga, in questa era qui nella quale viviamo, non abbiamo una lunga vita, però
non abbiamo una concentrazione, un potere mentale che ci permette di meditare per tanto tempo, siamo costantemente disturbati da quello che succede in giro, perciò Krishna, questa sua forma del santo nome è quella che è la più che è ritenuta l'avatara di quest'era. Allora, come dicevamo prima, siccome stando qui non è che uno rimane così sempre virtuoso, si degrada, piano piano va giù, e Kali Yuga significa un oceano di Mahanguna, un oceano di cattive qualità. L'unica buona qualità in questo, l'unica cosa positiva in questo oceano di cattive qualità è che c'è questo Mahamantra, semplicemente collegandosi al santo nome si ottiene il beneficio, perché non è differente da Krishna. Allora, l'analisi iniziale che abbiamo fatto è qual è la nostra energia, dove siamo collocati, siamo energia marginale, siamo venuti qui, ci abbiamo provato la vita scorsa, quella do, prima pure, ci abbiamo provato tante volte a non seguire i principi, a non seguire le regole, a fare chi più dell'animale. Ci sono delle religioni che si ispirano proprio agli animali, delle tribù che infatti si chiamano lupo nero, alce grigia, no? Tutti, perché l'animale è uno spirito libero, il cavallo, spiriti liberi, no? In effetti l'animale segue le leggi della natura in una maniera istintiva, ma non è possibile farlo nella forma umana, perché nella forma umana prendi coscienza, prendi consapevolezza della prigione. Non è fatta per fare quello che non segue le regole. L'animale non segue le regole, però segue la regola della sua categoria. Sono degli animali che hanno delle regole specifiche, e emigrano a ottobre, ritornano in primavera. Loro seguono le cose, come diceva Cosoli, quel famoso cantautore amico dei devoti, che diceva, vabbè, c'è una canzone che diceva che questi uccelli seguono, no, è cosa, vabbè, comunque anche gli animali seguono le cose della loro, le imposizioni della loro specie. E una volta arrivati qui, allora uno deve cercare chi è che dà un buon esempio, chi è che parla di Dio. Alcuni non vogliono neanche sentire parlare di Dio ed è un insulto. Srila Prabhupada dice: chi non vuole sentire parlare di Dio è un ingrato. È come se voi siete venuti qui, per esempio, stasera, a parte questa piccola lezione, però penso che avete preparato qualcosa da mangiare, no? E poi c'è, che so, una bella festa, no? E uno entra e dice: ma non vedo niente io. Poi dice: veniamo a mangiare. Sì, cioè, se un ospite tu lo inviti e quello non apprezza niente di quello che hai fatto, sei un ingrato, sei una persona insensibile. Così una persona che sta qui e non riesce a vedere l'aria fresca, il vento, le piante, i vegetali, la frutta, le stelle, la luna, il sole, tutta la creazione di Dio, e dice: Dio non esiste, è morto, è una persona ingrata.